Benvenuto Terence Hill. Benvenuto Terence. Grazie, grazie Giorgia. Grazie per essere qui con noi. Io lo sai, insomma, ho lavorato con te su Don Matteo e insomma ho cercato di averti ospite per diverse volte, ma un po' di vicissitudine ci hanno insomma proibito di fare questa cosa. Sono molto felice di averti qui in studio oggi. Ma anch'io. Non pensavo, ho detto al direttore qui che sono contento di venire qua e ho conosciuto Giorgia Sorina, però non c'è. E dice, ma c'è lei, sono stato contentissimo. Confermo che è un piacere, confermo. Sì, sì. No, veramente è un grande onore, anche perché non sei uno di quei personaggi che va spesso in giro per le interviste, no? Ne parlavamo anche prima, quindi sei molto prezioso. Allora, cominciamo subito da Il mio nome è Thomas, sì. Il tuo ultimo film. Hai diretto la regia e sei anche protagonista di questo film. Partiamo dalla fine. Hai presentato questo film sabato, no? A Terni, sì. È stata una serata bellissima, anche perché loro avevano aperto il cinema più grande, era tutto esaurito dopo poco, poi hanno aperto un altro e poi ancora un altro e poi un quarto, quindi c'era tanta gente che appunto che si aspettava, no? Sì, sì, è stato molto bello. Con veramente la presenza del regista. Sì, quindi tutti sull'attenti. Se, no, ma quello. Beh, non ti si vede molto appunto da quelle parti, anche se sono luoghi originari, no, della tua infanzia. Sì, infatti, mio padre era di Amelia e quando mi volevano fare un'anteprima a Roma, a Milano, dico fermi tutti, la faccio a Terni, perché mio padre è nato ad Amelia, questa cittadina. Certo. E Terni il capoluogo, e poi abbiamo fatto per beneficenza per la restaurazione dei giardinetti di Amelia. Esatto. Facciamo una cosa, noi abbiamo ovviamente anche un trailer, quindi siccome siamo anche in radiovisione io proporrei di vedere qualche scena perché sono curiosissima. Ah, vabbè. Eccolo qua. Ho incontrato uno che mi ha dato un passaggio. Aiuto! Vai verso sud? Io viaggio da solo. Vado in Spagna per rileggere questo libro nel deserto. Sei un po' fuori? In Spagna c'è il deserto? Piccolo, non me lo faccio bastare. Cosa devo pensare? Tu pensi che io sia una pazza? Guarda che pazzo sei tu. Lucia! Perché cambi sempre il discorso? È solo che il mondo lo vedo a modo mio. Pegaso, cavallo alato degli eroi. Stare qui tutta la notte a guardare queste stelle. Va avanti. Ho paura. Questo è il momento più bello della giornata. Non vedo l'ora che venga domani. Che fai, non parti? Tu che fai, non sali? E tu che ci fai qui? Io viaggio da solo, capito? E tra l'altro naturalmente stiamo parlando del suo film Il mio nome è Thomas, in uscita il 19 di questo mese, 19 di aprile, che è giovedì. Che è giovedì prossimo, sì. E parliamo subito del tuo ritorno alla regia con questo film dopo tantissimi anni, ma soprattutto del ritorno al western. Sì, è stata una cosa naturale, perché questo film ci ho cominciato a pensarci 10 anni fa. E si è sviluppato così per una certa scena che ho visto in un libro. Poi volevo fare un personaggio femminile un po' epico, non proprio giornaliero, un po' come l'ambiente dei nostri western. Ok. E quindi piano piano sono sviluppato 10 anni fa, e quindi la regia l'ho fatta non tanto per essere il regista, ma quanto pensavo di sapere già un po' quello che il film doveva essere, quindi è stato semplice, ecco. Avevi già in mente... Sì, tutto, non dovevo approfondire all'ultimo momento. Infatti è stata un po' una passeggiata a girare questo film. Eh sì? Sì, molto divertente, molto leggero, simpatico, insomma. Quello che avete sentito prima dei Fine Young Cannibals era il trailer, lo diciamo a beneficio degli amici che ci seguono in radio, e se avete riconosciuto dei suoni familiari, tranquilli, la padellata c'è. La padellata c'è e possiamo rassicurare tutti. Ma c'è anche il fischio. C'è anche il fischio, sì. Cioè, tu mi tocchi sul vivo. Ne adesso parliamo prima, perché dicevi che era la tua prima suoneria del telefonino, no? Sì, esatto. Abbiamo fuori onda chiedevamo se era una citazione del celeberrimo fischio di Trinità, sì. E in effetti sì. Infatti sì, sono contento che tu questa cosa l'hai notata, perché è stato
stata fatta apposta. Oh, che meraviglia. Allora il Michalizzi, che ha scritto il primo fischio di Trinità, gli ho chiesto: mi fai per il titolo di testa un fischio non come quello, ma che ti richiama Trinità. E infatti così è stato, tu l'hai notato subito. Ma già 10 anni fa era partita con l'idea del fischio oppure no? Questa è stata una cosa dell'ultimo, perché non sapevo mai come bilanciare il mio passato, diciamo, di Trinità eccetera, con una storia che ha anche qualcosa di nuovo, di moderno. Sì, certo, sì. Perché è una trasposizione proprio con un salto mortale per vedere te dopo appunto tanti anni, ma negli stessi panni, è una bella sorpresa, ecco. La cosa divertente è che, anzi, vi stimolo ad andare al cinema a vedere questo film da subito, dall'inizio, per non perdere appunto certo. Il fischio d'inizio, no? Il fischio d'inizio, esatto, che poi ci sta benissimo. Ho la moto invece del cavallo, però vado in Almeria poi alla fine. Esatto, nel deserto, dove hai girato tantissimi dei tuoi film. Sì. Un deserto piccolino, ma come dice nel trail, mi basta. Mi basta. Sì. È un film che di fatto fiorisce anche un po' dalle musiche, questo che... Sì, la colonna sonora delle musiche è un po' complessa. Mi ci sono dedicato molto prima di cominciare a girare, avendo imparato la lezione di Sergio Leone di dare a ogni personaggio il suo tema, quindi l'ho fatti prima che cominciassimo a girare. Ma infatti leggevo che ci hai messo 3 anni per fare le musiche e solo quando erano pronte hai cominciato a girare. Esatto, infatti le musiche, c'è lei la ragazza, ha un tema molto romantico, perché l'ho tratto da... Ho fatto una ricerca sulla musica classica e ho preso un tema di Schubert che poi è stato fatto con Claude per lei. Romanticissimo. Bellissimo. Il tema mio invece epico me l'ha fatto Pino Donaggio, molto bello. Hai detto niente. Sì. Capisci? Poi, e poi c'è un momento molto drammatico della musica di Brahms, cantata dalla famosa Schwarzkopf. E quindi, diciamo, poi c'è da Michalizzi il famoso fischio che l'abbiamo all'inizio. Quindi è un po' una cosa complessa, e c'è per fortuna anche una bellissima pezzo di musica di Ligabue che ce l'ha dato e che sono felice. Sì, abbiamo sentito anche sul trailer, insomma, no? Sì. Beh, il rock and roll ci sta bene in un ambiente come quello, secondo me. Balliamo sul mondo. Esatto, anzi, è assolutamente perfetto. Quindi 10 anni di incubazione, 3 anni per fare le musiche. Ora che ce l'hai pronto, che sensazione è? Ora che ce l'ho pronto, che ho avuto un'anteprima, io sono veramente soddisfatto. Devo dire che il tempo è stato necessario, anche perché non avevo sempre il tempo mentre facevo anche da Matteo. No? Certo. Quindi ho avuto tempo di rimuginare, di trovare, andare a vedere qual è il tema più romantico che c'è. Certo. E tutte queste cose qui. Quindi adesso fila, poi... Abbiamo anche rigirato qualche scena, perché ho avuto modo di passare un anno senza vederlo. Certo. Hai ricambiato qualcosa. E adesso fila. Adesso funziona. Fila liscio come l'olio. Parliamo appunto del titolo, perché sappiamo che ci sono stati dei cambiamenti, l'idea originariamente era diversa. Sì, era diversa. Io avevo finalmente trovato un bel titolo che, siccome lui se ne va, me ne vado per un po'. Che è anche un po' scritto. E il distributore mi ha detto: non va bene perché è troppo lungo. Oggigiorno escono 13 film a settimana, bisogna fare un titolo che la gente se lo ricorda subito. Allora, devo dire, una giovane donna che sta all'ufficio stampa è uscita fuori con questo titolo: il mio nome è Thomas. Lei si chiama Lisa e le devo tanto, perché veramente questa è stata un'idea grandissima, perché ti fa ricordare anche il mio nome nessuno. Certo. E quindi la gente se lo ricorda. Certo. Ma è vero che questa modifica è avvenuta relativamente in tempi recenti? Certo, neanche un mese fa. Cioè 10 anni per pensare. E a un attimo dall'uscita si cambia il titolo. Per un po' c'è stato un po' di panico, devo dire. Infatti, voglio dire, devi averla presa bene, perché sennò, insomma, dopo 10 anni che si chiamava me ne vado per un po', improvvisamente ti dicono: no, guarda, si chiama in un'altra maniera. Rimani un po' spiazzato, insomma, da questi cambiamenti last minute. 10 anni per maturarlo, poi dopo sembra veramente che crolli un po' la terra sotto i piedi, secondo me. Una curiosità, prima, osservando il trailer per gli amici che è al 36 del digitale terrestre l'hanno visto assieme a noi, la moto è la moto personale oppure è un'altra moto? Era stata presa per questo film, poi me la sono comprata. Ok. E quindi...
E la stessa, persona, quella lì te la sei quella comprata. Quella lì, tanto è vero che per fortuna che me la sono comprata, se no non la trovava, Fazio non la trovava più, no? Giusto, stava. Giusto. E quindi... È vero, ogni tanto capita, no, che ti rimangono appiccicate qualcosa dal set, sì, e sì, te lo porti a casa. Beh, in questo caso una moto, insomma. Sì, beh, sì, bella, è una, sì, una bella eredità. Anche sì, del poi film. Anche io ho la passione delle moto, ne ho già tre, con questa fanno quattro, okay, e quindi ci sta, sì, sì, sì. Cavalli? Cavalli quanti? No, nessuno. Cavalli non ne hai? No, perché è difficile mantenerli, uno che viaggia va di qua, di là, certo, alla fine soffrono perché non li portano fuori, insomma, eccetera, quindi niente. Va bene, meglio le moto che sì, stanno tranquille. E stanno arrivando, come dicevamo prima, tantissimi messaggi al 349-349-1025. Uno in particolare da Anna, da Ceglie Messapica, dice... Salve a tutti, ma specialmente a Terence Hill. Ho avuto il piacere di abbracciarti a Spoleto durante le riprese di Don Matteo. È stato un momento unico che tuttora mi fa emozionare. Sei il mio amore da quando ero bambina. Grazie, yeah, mille. Grazie, grazie, grazie. Ecco, tu hai un rapporto di grandissima empatia con chi ti vede, con chi ti guarda, sì, oltre che di grande carisma, insomma, sì, e ti devo fare veramente i complimenti da parte di tutti, perché i messaggi che arrivano sono bellissimi, di un, sì, grande, sì, affetto sincero. Sì, sì, io credo che è dovuto anche ai miei personaggi che faccio, che li faccio, diciamo, anch'io sinceramente, ce lo metto... Non recito, ecco, certo, anzi non mi piace che mi dicano oh, quell'attore è bravissimo, ha fatto questo, no, non ci pensano nemmeno, mi piace quello, sì, che vedo. La verità, insomma, ma quello, sì, che, sì, che è più. E quando mi si avvicina qualcuno, mi si avvicina come se fosse il mio grande amico. È vero. E allora io rispondo a questa grande amicizia lo stesso. Sì. Come se ti conoscessero da sempre. Sì. Tutti, sì, i personaggi, di fatto, nella linea comune della carriera, sono personaggi positivi, nel, sì, senso che, sì, anche un po' comici volendo, con, certo, qualche battuta. La domanda è, ma se capitasse di fare la parte di un cattivone, ma cattivone cattivissimo, come sarebbe? No, non lo faccio, sai perché? Io, questa cosa è nata da... lo chiamavano Trinità, mi, sì, fermò una mamma con due bambini e mi ha detto, mi raccomando, faccia sempre film nei quali posso portare i miei figli. E lì, okay, mi ha bloccato completamente. È finita la mia carriera. Ecco, basta, non mi posso più divertire con i cattivi. Hai capito, hai capito. I fan alla fine determinano un po', guarda, il corso di una carriera. Il, sì, pubblico, dicono, no, è sovrano, perché, sì, è quello che poi decide il tuo successo o il, sì, tuo insuccesso. Per cui è giusto dare magari delle alternative, però rispettare sempre quello, sì, che ti dicono, quello che ti fanno capire. Sì, certo, d'accordo. Senza tradire poi chiaramente le proprie inclinazioni, perché, certo, di fatto poi se una persona rispecchia è bene, cattiva, il personaggio, no, no, è cattiva, ma rispecchia bene i personaggi, allora sicuramente uscirà ancora meglio. Dietro, insomma, dietro le quinte, parlando appunto dei dettagli della cura, no, con cui hai lavorato a questo film, dopo 10 anni che l'hai pensato, parlavamo anche di costumi, no? Perché tu hai avuto, sì, anche la grande, insomma, un momento fortunatissimo e che ti sei meritato quando hai lavorato sul set del Gattopardo. Esatto. E qui ho avuto un po' più di tempo di quello che hai oggi, però io nel Gattopardo facevo una piccola parte, un garibaldino. Okay. E i garibaldini portavano una camicia rossa, però secondo Visconti ogni camicia era diversa, perché uno gliela faceva la madre, l'altro la sorella, l'altro, non so, la nonna, e quindi dovevano essere rossi diversi. E io ho fatto una prova di costumi per questa casacca da garibaldino 6 volte alla presenza di Visconti. Wow. E quindi ti fa capire che tipo di lavoro era, ecco, loro, e che si aveva allora il tempo, adesso non c'è più. Esatto, perché adesso non c'è più, questa, sì, è la differenza, è un cinema, insomma, in qualche maniera passato, e che dava molta attenzione appunto ai particolari, ai dettagli, come tu hai messo nel tuo film. Sì. Abbiamo parlato prima della fotografia, di questa luce del deserto molto ricercata, molto attesa, no? In, sì, qualche modo. Sì, sì, perché per fortuna ho fatto il film proprio nell'autunno, dal 12 di settembre al 12 di novembre,
era pericoloso, che poteva avere, infatti abbiamo avuto un paio di giorni di pioggia, di freddo, certo. Però la fotografia era bella perché il sole era basso, questo è il segreto, tanto per dirtene una, quando facevo Mio Nome Nessuno stavamo fermi dall'1 alle 4 perché il sole era alto e Sergio Leone dice inutile girare che viene proprio brutto e quindi io ho avuto la fortuna nel pericolo di girare a quell'epoca, però è andata bene. Un altro insegnamento di Sergio Leone, sì. Oltre al tema per ogni personaggio, anche l'ora in cui girare. Sì, esatto. Girare. Soprattutto che nella pausa pranzo si fa lunga la pausa pranzo. Sì, certo. Poi girando in Spagna, voglio dire, in Almeria, un po' di siesta magari, sì, ci sta anche bene. Ma no? Come no? Ma come no? Sì. Quanto tempo ci hai messo a girare tutto il film? Hai detto? Io volevo avere 10 settimane, ma me ne hanno concesse 8. Ok, hai trattato un pochino. Sì, sì, però è andata bene perché ho avuto il tempo per fare. Tu sai che per fare quello che si fa in una pagina facendo un film, bisogna fare invece 4 pagine nella fiction. Quindi sì. Avevamo tanto più tempo. Che bello, che bellezza poter appunto dedicare tempo al proprio lavoro. Gli ultimi minuti insieme a Terence Hill per presentare il nuovo film che si chiama Il mio nome è Thomas e che uscirà giovedì, quindi 19 di aprile 2018, film che è dedicato a una persona speciale. Sì, mio amico Bud. Ah, hai detto niente. Il mio amico Bud, anche questo può essere un bellissimo titolo. È vero. Chiedevamo fuori onda se per caso c'è stata l'occasione di vedere la statua che gli hanno dedicato a Budapest. Non ancora. Hanno invitato già molte volte, ma ero sempre occupato, ma no. Ci andrò presto. Che bellissima città poi Budapest, sì. Anche per girare un film, magari non western, sì. Un po' complicato un western a Budapest, però. Senti, a proposito, una curiosità, come mai in questo periodo in cui vanno tanti le serie TV, hai deciso di fare un film al cinema e non una serie TV con questo soggetto? Intanto la prima cosa è che hai più tempo per fare un film che per fare una serie, dove i tempi sono molto intensi. E poi c'è una magia nel film che non c'è, può essere nella TV, perché, anche perché si sta in sala insieme ad altra gente, mentre ognuno sta a casa sua. Uh-huh. E quindi certe emozioni, certe cose non si danno l'uno all'altro. È un'altra magia, ecco. Un'altra. Io stesso, hanno visto adesso l'anteprima a Sterni, ho notato negli attori delle cose che poi sulla moviola così neanche le vedi. Vedi che c'è qualcosa di più. L'atmosfera magica del cinema ha sempre regalato delle emozioni completamente diverse. Unisce, da quelle c'è della poco TV. Da fare. Sì. Anche sentire un sospiro in sala perché c'è una scena particolarmente emozionante. Ma sì, poi in casa fai mille cose, mangi, ti muovi, sì, no? Sì, certo, sì. E invece al cinema sei lì, seduto e il film, entri dentro il film, davvero. Esatto. E allora, Il mio nome è Thomas, esce giovedì 19 aprile 2018, segnate la data, gli amici che sono già stati a vederlo l'anteprima garantiscono, per cui state tranquilli, non sappiamo come dire se non grazie. Grazie. Grazie di cuore. Io posso abbracciarti. Vai. Senti. Oh, poi tocca anche a me, eh. Non è che qui adesso vanno via gli abbracci così. Niente. E io rimango qui, confuso e felice, in attesa che anche Carmen Consoli. No, a parte gli scherzi, grazie di cuore a Terence Hill. Vado io? Vi lascio soli, va bene. Questa è RTL 102.5.